questo evento. Laura intanto continua la lettura. Adesso le nostre amiche affette si avvicina una coccinella. Nel frattempo la coccinella, un po' curiosa, si è fermata ad ascoltare le nostre due amiche, Chloe e Leda, e non può fare a meno di presentarsi. Questa coccinella arriva. Oh, è arrivata una coccinella, eh? Finora abbiamo parlato solo di api. Sentite la coccinella? Cosa ci dice. Eccola qui. Buongiorno amiche api, io sono Nella, la coccinella, e passavo di qui per caso. Buongiorno. Vi ho sentito parlare del miele e mi sono messa ad ascoltarvi. Io adoro il miele, anche alla coccinella piace il miele. Cosa state raccogliendo da quei fiori? Non è miele, vero? Ciao Nella, proprio così. Questo non è miele, è polline, rispondono Chloe e Leda. Polline? Che cos'è il polline? Chi lo sa che cos'è il polline? Davvero? Andiamo a sentire, andiamo a sentire. Cos'è il polline? Le cose che ci sono sui fiori che le api raccolgono per fare il miele. Mamma mia ragazzi, oggi questi bambini sono preparatissimi, incredibile, bravissimo. Bravissimo, infatti il polline è proprio una polverina che raccogliamo all'interno dei fiori, insieme al nettare. Ma mentre il nettare lo beviamo, il polline ce lo sistemiamo sulle zampe e le portiamo all'interno dell'alveare, dice la pina. Cosa ci fate con il polline? Chiede la coccinella. Lo mangiamo, è buonissimo. Lo mangiate? Io pensavo che mangiaste solo il miele. Lo posso assaggiare anch'io? Certo, prendine un po'. Ma se voi mangiate il polline, chiede la coccinella, al fiore cosa resta? Non è un problema per i fiori? No, anzi noi abbiamo un compito importantissimo, direi il compito più importante di tutti quelli che svolgiamo. Facciamo l'impollinazione di tutti i fiori di campo e dei fiori delle piante. Quindi il polline è importante che vada di fiore in fiore. L'ape va di fiore in fiore, prende il polline e grazie al polline poi svolge tutta la sua meravigliosa attività. Ma la coccinella chiede, amiche, io non so proprio cosa impollinazione, potreste spiegarmelo meglio? Certo, dicono le amiche, impollinare i fiori vuol dire volare di fiore in fiore, raccogliere il polline nelle zampe, trasportarlo da un fiore all'altro e lasciarne un po'. Cioè, portiamo il polline dal primo fiore al secondo, quello del secondo al terzo e così via. Spargere il polline su tutti i fiori permette un'incredibile magia. Con l'impollinazione da un fiore nascerà un frutto. Fantastico, vero bambini? Quindi la pina cosa fa? Va di fiore in fiore e grazie all'impollinazione alla fine nasce un frutto. Un frutto, è incredibile! Mi volete dire che è grazie alle api che nascono i frutti, le ciliegie per esempio? Sì, proprio così dicono le api. È grazie alla nostra impollinazione che nascono le ciliegie, le mele, i pomodori, le zucche e tantissima altra frutta e verdura.